ragazze, bentornate sul canale. Come avevo promesso su Instagram prima di andare via questo weekend, vi ho registrato oggi, una volta tornata, cosa ho portato nel beauty da viaggio, come l'ho organizzato, e vi dico subito che non è un video adatto a voi se state cercando dei consigli per organizzare i liquidi per quando si parte in aereo, perché non sono partita con l'aereo. L'ultima volta che l'ho preso non ci ho pensato a farvi vedere come li ho organizzati, e anche perché organizzo proprio tutto il beauty in maniera completamente diversa. E però vi farò una update, insomma, quando prenderò l'aereo. Per il momento, se vi muovete in macchina o in treno, vi faccio vedere come mi sono organizzata. Partiamo dal beauty. Il beauty che porto io è questo qui, è questa valigetta con il manico, si chiude completamente. Io l'ho acquistata su Amazon, vi metto il link diretta per questa. Io ce l'ho da un sacco di tempo, l'ho persino regalata a Natale a una mia amica, perché cioè, è fatta veramente bene. Ed è un beauty appunto così, diviso in due parti in questo caso, ma viene in dotazione con dei divisori, vedete? Sono fatti così. Vi metto delle immagini su come l'ho organizzato io questa volta. Questi divisori possono essere poi inseriti e andare a creare appunto lo spazio più adatto per ogni esigenza. Io l'ho diviso in due, quindi ho fatto due scomparti, perché portando anche i prodotti di skincare un po' più grandi non potevo dividerli, perché non potevo fare dei quadratini. È perfetto però se volete mettere solo il makeup, lo riuscite ad organizzare veramente bene. In più, proprio sempre per il makeup, abbiamo qui, come vi ho fatto vedere, il portapennelli e anche un taschino laterale da chiudere con la cerniera, dove io metto di solito lo specchietto. Iniziamo appunto da questo taschino. Questo taschino, e vi faccio vedere i pennelli che ho portato io. Allora, a parte questa cosa di carta, che non è carta snoccolata, ma è semplicemente il mio temperino. Lo tengo perché si insozzano i temperini, poi quando a me si sporcano tutti, e quindi io lo racchiudo in questo pezzo di carta per non andare a sporcare tutto il beauty. E ho portato il mio pennellino per le sopracciglia, che è praticamente un pennello di quelli da mascara riutilizzabili. Tre pennelli: il pennello per il blush, il pennello per l'illuminante ed il pennello per la cipria. Questi due fanno parte di un set di Due Color, mentre questo è il blush brush di Real Techniques. In seguito, per la base, ho portato la mia spugnetta, le spugnette di Amax Design, e appunto da bagnare per utilizzare i prodotti per la base. Direi a questo punto di partire dal makeup. Ok, iniziamo tutto. Due prodotti per preparare la pelle: il burro cacao e questo di Jouer, e il primer invece è l'Hangover di Too Faced, che è un primer idratante. Questa è la versione mini taglia, stavo cercando, sono 20 ml, che è comodissima appunto quando dovete partire, perché occupa meno spazio rispetto alla full size. Un'altra mini taglia che ho portato è il mio Fix Plus, perché lo utilizzo per andare a fissare il trucco, anche solo per rinfrescarlo durante la giornata. Magari, che ne so, mi sono truccata la mattina, la sera ho un trucco ancora abbastanza decente, lo rinfresco un attimo e lo ravvivo appunto con il Fix Plus. Questo lo trovate da MAC, è sempre la versione travel. Ah, non vi ho detto una cosa, mi sono dimenticata. Tutti i prodotti di make-up che vi faccio vedere, io li ho usati tutti. E a dimostrazione del fatto che li ho usati tutti, dopo questo video, qualche giorno dopo questo video, vedrete il video con questo trucco, che è completamente realizzato con i prodotti che ho portato. Quindi preparatevi, perché poi vi arriva quello. Tornando alla base, correttore e base. Io ho portato la It Cosmetics CC Cream, che è la mia base preferita, perché mi regge tutto il giorno, è bella uniformante, ma comunque idratante, perché è una CC cream, quindi ha anche trattamento all'interno, e la uso appunto in qualsiasi modo. La potete usare con le mani, la potete usare con la spugnetta, la potete usare col pennello, in qualsiasi modo, mi piace sempre tanto. E come correttore, il mio correttore di Too Faced, il Born This Way, nella colorazione Vanilla, è la versione multi-use sculpting concealer, quindi la versione più coprente rispetto al Born This Way classico.
Per fissare tutto ho portato una cipria, questa è quella di Nabla, della linea Close Up, la mia colorazione è la Light, e appunto io ho incipriato tutta la base, tutte le polveri con questa cipria qui, che mi piace molto, devo dire che mi piace molto. Potevo portarmi la mia palette di Hourglass, dove all'interno avevo l'illuminante, il blush, la cipria no perché è finita, e il bronzer, ma non ho portato bronzer, ho deciso di portare proprio blush e illuminante, e ho portato Lovejoy MAC, il mio blush della vita per sempre forever, e l'illuminante in formato mini di Becca, questo si chiama Opal, e questo lo trovate venduto singolarmente anche da Sephora. Poi per le sopracciglia ho portato una matita ed il mio brow gel. Ho portato la matita perché non ho portato ombretti, quindi non avrei truccato mai gli occhi. Non truccando gli occhi voglio definire meglio le sopracciglia, perché appunto lo sapete, io ho il tatuaggio, la dermopigmentazione, ma truccandomi vuoi o non vuoi la spugnetta mi scolorisce un po' la pelle, e quindi per ravvivarlo di solito tutti i giorni utilizzo il brow gel sempre di MAC, questo è il Bold Brunette, la colorazione, ma per intensificare un po' lo sguardo ho puntato sulle sopracciglia e quindi le ho ridisegnate con Spiked di MAC, la matita a micromina famosissima. Per gli occhi l'unica cosa che ho portato, e vedrete poi nel tutorial nella dimostrazione, la demo del trucco, ho portato sempre una matita di MAC, questa è una Kohl, si chiama iKohl, nella colorazione Teddy, che è un marroncino bronzo molto caldo, non completamente matte, quindi non piatto come colore, che mi piace molto, giusto per definire solo la parte delle ciglia superiori per dare un po' di intensità e di profondità allo sguardo. Per il mascara, la combo che sto usando di più in questo periodo, quindi Little Black Primer di Estée Lauder e il mio Ciglia Sensazionali di Maybelline. Sto andando avanti perché siamo arrivati ai prodotti labbra. Cioè, tutti questi. Tre matite, e sono tutte e tre delle Creamy Lip Color. Creamy Color Comfort Lip Liner di Kiko. Quella che non ho usato mai è la 311, che è questo colore, vi metto degli swatch, che è questo color, glicine, un glicine, un fucsia, vabbè, questo colore qui, un rosa un po' freddo, che non ho usato mai perché alla fine non, così non l'ho usato. Ho usato solo la 318, che è quella che indosso anche oggi, ed è un rosa labbra un po' più tendente a rosato, non proprio nude, che mi serve appunto per contornare le labbra e riempirle. E l'alternativa rossa, qualora avessi fatto le labbra rosse, e questa è la 305. Alternativa per le labbra rosse, per andare a riempire, ne ho portati due, uno nude e uno rosso. Questi sono i Sisley, si chiamano Fito Lip Twist, nella versione originale e nella versione matte. La versione originale è il color 11, che è un nude perfetto, fa anche da balsamo labbra, è proprio nude. La versione invece rossa, che va in combo con la matita, è il 18 ed è la versione matte. È un rosso stupendo, una durata eccellente, sono matte ma allo stesso tempo si stendono facilmente, non sono eccessivamente secchi, durano tantissimo, resistono anche alla cena, quindi mi piacciono molto. I Fito Lip Twist costano tanto, però sono veramente validi. L'alternativa che ho usato insieme alla matita oggi è il gloss di Wunderkiss, di Wunderchu. Questo è il Lip Plumping Gloss nella colorazione rosa. E poi il rossetto di Diego Dalla Palma, il numero 46, rosa antico, che appunto da tutti i giorni è fantastico. Ve ne ho parlato fin troppo di questi rossetti. Quindi, la parte del make-up l'abbiamo risolta. Allora, io sono stata via due notti, quindi avevo due skincare serali e due skincare giorno. Allora,
Quando vado via per poco tempo mi organizzo con i prodotti che uso tutti i giorni, nel senso che non cerco nella mia collezione di travel size, perché per 2 giorni va bene, ok, ho abbastanza spazio per portarli via. Discorso diverso invece se sto via una settimana, in quel caso mi organizzo con tutte le mini taglie barra campioncini che recupero durante l'anno nelle varie profumerie, nei vari ordini online. Io tutto quello che raccimolo lo metto da parte, quindi vado a pescare poi quando appunto si tratta sia del beauty per partire con l'aereo, sia per quando si tratta appunto di un beauty un po' più sostanzioso. Non ve l'ho detto, ma non ho portato prodotti per i capelli perché tanto non avrei lavato i capelli a casa, e non ho portato prodotti corpo, bagno schiuma, ho portato solo il deodorante e una spazzola, che però li ho infilati in valigia perché non ci stavano più. E non ho portato bagno schiuma, crema eccetera, perché comunque andavo a casa di mia nonna, e noi ogni volta che facciamo un pit stop lì lasciamo sempre qualcosa, quindi ci sono più bagno schiuma lì che a casa mia, quindi sicuramente avrei trovato, altrimenti mi sarei organizzata con le travel size di bagno schiuma, di doccia schiuma per esempio. Sono comodissime quelle di Rocher che escono nei kit a Natale, piuttosto che insomma dei bagno schiuma in travel size che trovate anche da Tigotà nella sezione mini taglie, cioè sono molto molto forniti. Quindi cosa ho portato? Ho portato dischetti di cotone e questi sacchetti dove metto i liquidi. Ad esempio, dopo vi faccio vedere per cosa li uso quando ho paura che magari qualche prodotto possa perdere, per non andare a sporcare tutto. In uno invece ho inserito dischetti di cotone da viaggio, quindi quelli non biodegradabili ma quelli normali, cioè quelli normali, sì, non quelli in cotone organico che vi ho fatto vedere nel video dei preferiti, e queste che invece vi ho mostrato nel video dei preferiti, che sono appunto le salviette di olei che si attivano con l'acqua e attivano appunto il detergente struccante col quale mi sono struccata. Lo struccante bifasico è questo qui, e questo sì lo porto in mini taglia, questo è quello di Brochet, che tra l'altro fra i low cost è quello che mi piace di più, e poi è comodo perché si apre normale, quindi avete l'apertura normale, si può riempire, cioè quando l'ho finito posso andare poi a metterci a riempirlo con altro bifasico, mentre di solito le travel size non si possono aprire e riempire di nuovo, questo invece sì, quindi me lo porto da anni. Una taglia viaggio del detergente viso da usare la sera dopo essermi struccata, e questo è della linea Hydra Vegetal, la linea idratante di Rocher, quella azzurra. Questo è l'Ultra Fresh Clean Gel, che io ho anche avuto in full size, ho utilizzato un paio di volte perché mi piace, cioè due bottiglie, non un paio di volte, cioè due flaconi, perché mi piace veramente tanto, è un semplice gel idratante perfetto. Il mio tonico di Double B, il mio tonico esfoliante, che questo avevo inserito nel sacchetto perché avevo paura che mi perdesse, non so perché, però siccome ci tengo non volevo che andasse sprecato, e questo è il mio tonico non mi separo, dato che stavo via solo 2 giorni non aveva senso travasarlo in una travel size, tanto comunque tutto centrato, e quindi mi sono portata la full size. Poi il mio siero. E io ho portato il Double Serum di Clarin perché lo uso sia la mattina che la sera. Tra l'altro questo sul tappo ha il dosatore, nel senso che potete dosare una goccia o 2 gocce. Quando lo uso di mattina ne faccio uscire proprio una goccia sola, mentre la sera ne uso 2 perché lo uso a mo' di impacco. Quindi è un bello... è bello nutriente, quindi abbondo un pochino di più perché poi non mi devo truccare subito dopo, mentre di giorno una pompata piccolina con la crema sopra e io sono pronta per truccarmi. Crema, la mia Ultra Light Daily UV Defense, sempre nel formato travel size, che vi dicevo appunto, questa ve l'ho fatta vedere nei video dei preferiti, vi dicevo che avevo preso la 30 ml proprio perché è comoda anche da portarsi in viaggio. La sera no, perché usavo semplicemente questo. Il mio contorno occhi, il Banana Bright Eye Cream di Olerix, questo perfetto sia per mattina sia per la mattina che per la sera. Una maschera random, ma non ho avuto il tempo di farla, però l'ho portata, una maschera in tessuto di Garnier. Avevo portato questa qui, la Pure Charcoal, che è quella purificante e idratante, però non ho avuto il tempo di farla. E il mio profumo di Montale, Sweet Oriental Dreams, vi lascio il link al video dei profumi
perché questo qui è il mio preferito in questo periodo, da quando l'ho comprato è assolutamente il mio preferito. Bene ragazze, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video, che sarà quello di questo trucco, per vedere come ho utilizzato tutta la parte make up. Ciao ciao!